Sono state vissute ore di paura in pieno centro storico di Alcamo tra la tarda mattinata e il primissimo pomeriggio di oggi. Un incendio si è infatti sviluppato all'interno di un edificio a due piani che si affaccia sulla via Mulè a poche decine di metri dalla via Commendatore Navarra. Cittadini hanno intanto notato una densa e imponente nube di fumo che si è innalzata dal luogo in cui si è scatenato il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco giunti sul posto per spegnere le fiamme. Con loro sono intervenuti anche la polizia municipale, i carabinieri e un'ambulanza del 118. Non si registrano feriti, anche perché nel momento in cui si è verificato l'incendio, nessuna persona si trovava all'interno dell'abitazione dove le fiamme sono divampate. Gli organi competenti in materia stanno quindi cercando di individuare con precisione il punto da dove, perché e come si sia innescato e propagato il rogo, che del resto ha preoccupato non pochi vicini e tanta altra gente che risiede in questo quartiere. I vigili del fuoco hanno dovuto operare a lungo per spegnere completamente l'incendio.